che godoria, regà. Benvenuti a una nuova puntata di Ottimismo Romanista, il podcast per quei tifosi giallorossi che si sono un po' stancati di quelle, di quei canaletti, insomma, che non fanno altro che strillare, urlare, sbracciarsi solamente per raggiungere il picco di qualche interazione. A noi questo non interessa. Da oggi anche in versione video, perché su YouTube stiamo pubblicando la versione video di quello che poi è il podcast, che sarà pubblicato sulle altre piattaforme. Facciamo questo piccolo esperimento, lo so che sono brutto, ma giustamente se fossi nato bello, invece che mettermi qua a fare l'imbecille davanti a un microfono, sicuramente avrei fatto il modello. Ora, la Roma vince a Udine nei 20 minuti che mancavano per la fine. Io penso che una goduria del genere non si potesse provare. La Roma, tra l'altro, anche meritatamente, perché l'unica occasione che ha avuto l'Udinese è probabilmente Lucca era fuori gioco, ma la dovrei rivedere. Diciamo che la Roma dà prova, dà un segnale molto forte. Sta dicendo praticamente: guardate ragazzi che noi ci siamo e noi ci saremo fino alla fine. Io penso che a fine campionato, e mi prendo assolutamente la responsabilità di questa cosa che sto dicendo, a fine campionato la Roma, non dico che non perderà più una partita, però sicuramente nutro molta più fiducia in questa Roma rispetto a quella del finale di stagione dell'anno scorso, ma vi spiego anche perché. Allora, intanto adesso c'è un allenatore che questa squadra la sta facendo overperformare, e poi vi spiegherò il perché, ma aspettiamo fine stagione. Seconda cosa, l'anno scorso a questo punto della stagione, molto probabilmente, andando a memoria, vi direi che la squadra era totalmente falcidata dagli infortuni e alcune partite addirittura ci presentavamo con i primavera, mentre adesso De Rossi bene o male ha quasi tutto l'organico a disposizione. Dico quasi, perché comunque Renato Sanchez, anche se è un fantasma che si aggira nel castello di Trigoria, fondamentalmente comunque uno che fa parte della squadra, e qualche minutino con De Rossi l'ha anche giocato. Questa partita Roma-Udinese, io adesso vi darei il parere di questo esperto che ci spiega come la Roma ha vinto questa partita. È il culo. Scusa, credo di non aver capito bene. Come? Un culo di una portata astronomica. Quindi, ragazzi, io resterei guardingo, resterei attendista. Domenica ci aspetta una sfida molto difficile, perché il Napoli, nonostante tutto, non stia passando, e uso un eufemismo, una stagione ottimale, una stagione ideale, è comunque una partita che giocano dopo che sono stati pubblicamente contestati dalla propria tifoseria. Quindi mi aspetto una partita del Napoli che con le unghie e con i denti proverà soprattutto questa partita a non perderla. Detto questo, ragazzi, io vi saluto. Arriveranno forse altre puntate video, non lo so, vediamo. Tanto io comunque so brutto e la faccia che vedete sorbì è questa, e la voce pure. Però diciamo che io spero da qui a un mese e mezzo, di esserci tolti delle belle soddisfazioni. Un abbraccio, un saluto e come sempre, forza Roma!